E allora benvenuti riperiani a un nuovo video di questo canale, benvenuti al mio masterclass sul sidechain. Vedremo come farlo in Reaper con ReaComp, come farlo con plugin esterni tipo l'SSL Comp della Waves, vedremo che plugin gratuiti si possono usare per invece fare un pumping fatto con il BPM, vedremo come collegare il sidechain a degli equalizzatori e vedremo come appunto creare ad esempio un buco nella base per appoggiarci sopra un vocal o bucare le basse per fare spazio a un kick solo quando il kick suona, così poi le basse possono tornare fuori belle grasse per farti dire minchia zio che basse che c'ha sto brano. Siete dei tamarri. Benvenuti nel master. Partiamo subito, andiamo con le cose più facili, ossia usare, tiriamo fuori anche il mixer così è anche più universale un po' per tutti, sia che usate la Visuale Pro Tools che usate la Visuale Mixer. Abbiamo il nostro classico basso e kick. Bello ignorante, vogliamo fare in modo che il basso si muova in sidechain con il kick. Come facciamo in Reaper? Sul canale viola, che è quello del basso, mettiamo un plugin che si chiama ReaComp, che è un compressore. Questo plugin che si chiama ReaComp, gli diciamo che il detector è l'ausiliaria e non il main input. Che cosa significa? Che il detector del compressore, ossia l'occhio che guarda che audio sta entrando per decidere se è troppo alto e quindi abbassarlo con il compressore, non guarderà l'audio del basso, ma guarderà l'audio che gli mandiamo, ossia del kick. E per essere più chiari, vedete il compressore come una mamma. Il compressore è una mamma. Quindi il modo migliore che ho di spiegare il compressore è quello di paragonare a tu che ascolti la musica in camera e tua madre che ti dice di abbassare il volume. Mi spiego meglio. Praticamente stai ascoltando la tua musica ad alto volume, magari un pochino troppo. Tua madre arriva e applica una threshold, ossia se il tuo volume supera un certo quantitativo, il livello di threshold, devi abbassarlo perché ti rompe il cazzo. Di quanto devi abbassare quel volume, quello è il valore che viene regolato dalla ratio. Quindi se il tuo volume passa la threshold, la ratio è di quanto devi abbassare il tuo volume rispetto a quanto tu vorresti andare o rispetto a quanto andresti se non ci fosse tua madre in casa. Quanto velocemente tu abbassi il volume dopo che tua madre ti ha urlato contro perché hai superato la threshold è il tempo di attacco e quanto tempo mentre lei fa i mestieri tu lo rimetti al volume di prima è il tempo di rilascio. Questo qui è il compressore, è importante capire il compressore per capire il sidechain, perché il sidechain non è altro che un compressore, solo che al posto di ascoltare e di applicare una threshold sul volume della traccia su cui sei, gli mandi un segnale esterno. È come se tua madre ti dicesse di abbassare il volume del tuo stereo perché il vicino ha lo stereo troppo alto. Questo è il sidechain. Spero che sia stato un pochino più chiaro. Detto questo, quindi, tornando al nostro compressore, la nostra madre non andrà più a sentire il basso, ma andrà a sentire il kick attivando la modalità auxiliary input. La puoi trovare anche qui. Vedete che premendo il tasto più, ora il canale accetta 4 canali, il left e right del basso, e il 3 e il 4, scusate, l'1, 2 e il 3 e il 4, che è l'audio che arriva appunto dal kick. Ma ora non glielo stiamo mandando, infatti se andiamo in play non c'è nessun volume all'occhio della madre del compressore. Glielo dobbiamo mandare, come lo facciamo? Facendo una mandata, quindi teniamo premuto il tasto I/O di Reaper e lo trasciniamo verso la traccia o direttamente verso il plugin. Cosa cambia? Se lo mandiamo verso la traccia, lui di default lo manderà all'1-2, mentre a noi interessa andare al 3-4, ossia all'ingresso, che qua dicevamo, vedete, 3 va all'ausiliario, il 4 va all'ausiliario. Se invece volete eliminare premendo il tasto Alt, tirate direttamente verso il compressore, lui creerà una mandata direttamente al 3-4. In questo momento vedete che l'occhio della madre del compressore sta guardando il kick. Se noi alziamo il ratio, cioè quanto vostra madre vi chiede di abbassare, abbiamo il classico effetto di pumping. Ora qui il release di solito va regolato in modo che il compressore recuperi totalmente il suo volume prima del colpo di kick dopo,
e che in questo caso tocca praticamente lo zero. Tempo di attacco è ci si può giocare. E questa è la modalità più semplice di fare un sidechain. Più semplice ancora, ci sono alcuni plugin che semplicemente seguono il BPM del brano, ad esempio il Waves Pumper. Il Waves Pumper fa la stessa cosa, semplicemente seguendo il BPM del brano, che ora se non sbaglio non è neanche configurato. Altrimenti, di gratuito, se seguite il canale Riperiani Shopping, vi avevo consigliato poco tempo fa quello della Magix, che è il Volume Reformer. Il CoreFX Volume Reformer è un plugin gratuito ancora per poco, anzi mi sa che quando uscirà questo video sarà già finito, però così imparate a non essere iscritti a Riperiani Shopping. Il Volume Former è un sidechain che potete disegnare. Facciamo un altro esempio con il CoreFX, che secondo me è molto interessante. Se noi abbiamo la nostra sessione a 121 e i nostri beat attualmente a 121, quindi se accendiamo il metronomo, vedete che siamo a metronomo. Ok. Io posso quindi andare a mettere appunto questo volume former. Andare a scegliere un po'. Tutta una serie di sidechain che si basano sul tempo e non sul mio kick. Quindi in questo caso ci dà l'idea di vedete che queste curve più aggressive verso la chiusura di quando c'è il kick e poi la risalita sono un pochino più, sono molto 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 comodi questi tipi di sidechain che si basano sul BPM per dare una forma molto molto precisa a quello che vuole essere appunto il vostro pumping. C'è una cosa intermedia che si può fare che in realtà è molto molto utile nell'EDM, ossia creare una traccia fantasma del kick per fare solo da sidechain. Spegniamo le nostre mandate e al posto di mandare la traccia che suona del kick mandiamo quella fantasma. Perché la traccia fantasma? Perché la mettiamo a zero, quindi il vostro mixer sarà a zero. Fatto questo, creiamo una nuova mandata, come abbiamo fatto prima, o dal mixer, o dalla tracking, verso il nostro basso. Ma l'unico cambiamento è che dobbiamo dirgli pre-fader, ossia manda l'audio prima che sia attenuato da questo. Quindi in questo momento noi abbiamo lo stesso risultato. Ausiliario, cosa ho sbagliato? 1-2, l'ho mandato nell'1-2 e non nel 3-4. Perché sono scemo. Ora la cosa interessante che possiamo fare è che possiamo spostarlo nel tempo, ossia possiamo decidere di far chiudere prima o dopo il nostro sidechain. Ad esempio lo facciamo chiudere prima o dopo. Qui dipende, qua va a gusto. A me per il groove che crea mi piace anticipare un po' il sidechain, Avicii lo ritardava sempre in modo che l'attacco del basso davano a mano alla rotondità del kick. Ognuno qui ha la sua religione, provate a spostare le vostre clip e decidete un po' a orecchio quale vi piace di più, però questo è un altro modo. Un altro tipo di compressione tipo questa può essere fatta con i plugin ad esempio della Waves. Se noi mettiamo l'SSL Comp, anche se non è presente nessun tasto che ci dice che possiamo attivare il sidechain, basta semplicemente andare a controllare di avere i
quattro canali praticamente selezionati. Una volta che il plugin della Waves sente che ci sono due canali in ingresso che fanno il sidechain, questo funzionerà, vedete, con la traccia che gli mandiamo. Quindi se c'è qualche compressore che non ha il tasto sidechain, non disperate, controllate qui che possa ricevere lo stereo aux in molto molto comodo. Un'altra cosa che possiamo fare è modificare con l'equalizzatore praticamente il segnale che fa da sidechain verso il basso. Ad esempio, se abbiamo un kick che è abbastanza morbido dalle basse, non è abbastanza incisivo, possiamo boostare moltissimo praticamente quella che è la punta del kick in modo da avere un sidechain più preciso. Vi faccio sentire. Però sentiamo in solo soltanto il nostro canale speciale di sidechain. E vado a boostare moltissimo la punta e lo rimuto ovviamente. Avrò un sidechain molto più efficace. Senza. Con. Come vedete il suono del kick non cambia perché il mio canale è completamente chiuso, cambia soltanto quello che sente la madre, ossia quello che va a colpire la threshold del compressore. C'è ancora un modo in Reaper di fare questa cosa senza usare un compressore, ma usando un volume pan smoother. Praticamente usando questo plugin possiamo dire al nostro volume della traccia del basso. Questo controlla il volume della traccia del basso. Possiamo dirgli: guarda, parameter modulation link, prendi il tuo movimento dall'audio control signal, che è il nostro solito 3-4. In questo caso possiamo dirgli ad esempio di muoversi in negativo. Qui abbiamo il nostro valore centrale. Possiamo dire muoversi in positivo. Quindi ogni volta che arriverà un kick verrà aumentato il volume della traccia di atterraggio. Di solito, se volete lo stesso effetto, è attacco veloce e se volete proprio un effetto molto 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 grande. Questo tipo di processing di sidechain ci permette di fare anche cose un pochino più delicate, come ad esempio un sidechain con un equalizzatore. Se noi andiamo a decidere che queste frequenze del nostro basso danno troppo fastidio al kick a 80 Hz, possiamo, una volta decisi gli 80 Hz, toccare il gain e dirgli di fare parameter modulation link, come prima, audio control signal negativo, sidechain 3-4. Rimettiamo in mezzo la modulazione. E ora cosa succede? Ogni volta che arriva il colpo di kick, perché arriva nel canale 3-4, io avrò un equalizzatore che mi smagrirà il mio basso. Senza il kick si sente così. Se lo esageriamo. Questo è molto positivo perché, come sentite, il delay non viene toccato dal kick, ma viene appunto scavato soltanto nelle basse. Questo è molto comodo, ad esempio, anche se avete un beat e volete far sedere una voce all'interno del mix, potete fare la stessa cosa. Al posto di mandare il kick, potete mandare la voce verso la vostra strumentale. Senza. Sentite come è intasato sotto. Come si pulisce invece così. Very molto groove. Vediamo invece in un'altra sessione, vado sempre a pescare da tutte le sessioni che facciamo sul Patreon Riperiani, quello che può essere invece
una voce che fa da 6 chain su una base. Quindi abbiamo questa voce e questa base. Possiamo provare a fare prima un 6 chain normale. Quindi dalla voce vado verso la base, ma nel canale 3-4. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flow, it's gonna draw them out. Alzo la radio. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. Quindi, this is me. Più abbasso la threshold del mio side chain, più la voce schiaccerà la base quando è presente. Certo, ovviamente questa tecnica funziona quando la compressione è molto molto leggera. E questa è specialmente comoda se per caso vi ritrovate nel dover abbassare troppo la base quando c'è la voce, e quando c'è la parte strumentale il vostro brano è molto scarico. Questo tipo di side chain vi permette di, grazie al tempo di rilascio magari molto veloce di questo side chain, di avere una base che vi recupera volume e vi tiene il brano denso quando il cantante non canta. Un'altra cosa che possiamo fare è invece bucare la base dove la voce è più intelligibile. Quindi prima capiamo dove la voce è più intelligibile. Quindi andiamo a fare un bandpass. Another round of bullets is musky. We'll fight our way, cause today quindi diciamo 3000 Hz. Ok. Ogni voce ha la sua zona, però di solito sui 3000 Hz, non sbagliate. Quindi andiamo sulla base, creiamo un equalizzatore, aperti due, qui sono un trattino. Andiamo a 3000 Hz, spostiamo il gain, gli facciamo parameter, parameter modulation link, audio control signal, lo riportiamo a zero, gli diamo un valore negativo e gli diciamo di prendere l'audio dal 3-4. Quindi cosa succede? Quando canta sentite che la base si scurisce. Questo è molto comodo se volete far saltare molto fuori la voce. Grazie, sono un po' alto di mastering, onestamente. Questo è un altro modo di interpretare il side chain in multibanda per fare posto, o dinamicamente in generale, oppure proprio creando dei buchi all'interno delle vostre cose. Vi sconsiglio di farlo sui singoli pezzi, è comodo soltanto, che ne so, se avete qualche fill molto prepotente di tom, poter andare a scavare queste frequenze, che ne so, sulle chitarre, sui bassi, però di solito funziona molto bene con voce e base, di solito è il modo più, diciamo, comune con cui lo uso. Bene, non so se questo masterclass era degno dello stesso nome masterclass, ma se vi piacciono questo tipo di video un pochino più approfonditi, siete sul canale giusto. So che ogni tanto sono un pochino meno giocoso e un pochino più serio nei miei video, ma ogni tanto
va fatto. Fatemi sapere se c'è qualche altro diciamo argomento del home studio che volete approfondire con appunto un video dedicato, un focus, un masterclass, un approfondimento, una lezione. Insomma, ditemelo pure qua sotto nei commenti. Sarò felicissimo di realizzarne uno. Detto questo, vi ricordo le solite cose, ho un canale che si chiama Riperiani Shopping, dove trovate appunto tutti questi plugin gratuiti che trovo in giro, quando sono a tempo li metto su quel canale, assieme anche ad altre offerte di Amazon Referral, se trovo qualcosa in sconto di interessante. L'ultima volta abbiamo trovato in sconto le cuffie ZST e ho visto che in tanti l'hanno comprate, molti mi hanno scritto per ringraziarmi, dato che sono delle cuffie molto belle. Non vi consiglio roba del merda solo perché c'ho l'Amazon Referral, cerco di consigliarvi robe che hanno senso. E se non vi bastano tutti i video di questo canale, potete trovare circa 200 video ormai sul mio Patreon. Sto cercando di lavorare a un sistema per metterli un pochino più ordinati in una specie di roba di Netflix. Ci vorrà un po' di tempo perché è molto lavoro, cercherò di farlo di notte al posto di dormire, dato che non posso più farlo nel weekend perché devo stare con la monologa. Amorosa, insomma, anch'io ogni tanto, anche un riperiano può essere amato, insomma, che è quello che auguro anche a te e a tutti gli amici che ti stanno simpatici. Per quelli antipatici, Seghe è l'unico.